L'ultima puntata della popolare ma controversa serie arriverà sul piccolo schermo il 9 novembre. Le speranze del principe William che la famigerata intervista alla BBC del 1995 della sua defunta madre non venga mai più mostrata sono state deluse da Netflix, con la piattaforma di streaming impostata per presentare l'incontro della principessa Diana con Martin Bashir nell'uscita della prossima settimana di The Crown, secondo nuovi rapporti. La prossima serie del dramma Netflix incentrato sulla famiglia reale si concentrerà sugli eventi degli anni 90, con l'attrice australiana Elizabeth Debicki che assume il ruolo della principessa Diana da Emma Corrin. La trama si concentrerà sulla rottura del matrimonio dell'allora principe e principessa di Galles, nonché sulla famigerata intervista di Diana alla BBC con Martin Bashir prima della sua morte a Parigi nel 1997. Il nuovo principe di Galles, 40 anni, aveva espresso la sua opposizione al servizio di streaming ricreando l'intervista, che secondo lui l'anno scorso ha contribuito in modo significativo alla sua paura, paranoia e isolamento negli ultimi anni della principessa Diana. Ma il gigante dello streaming includerà due episodi che esamineranno la costruzione e gli eventi sulla scia dell'intervista del 1995, secondo nuovi rapporti. L'intervista di un'ora sarà rappresentata nella serie Netflix per 4 minuti e 23 secondi e includerà i brani più riconoscibili dell'intervista, ha riferito The Sun, ma alcuni dei dialoghi verranno modificati durante la drammatizzazione, ha aggiunto la pubblicazione. Punto. Nell'intervista, Diana commentò in modo memorabile «C'erano tre di noi in questo matrimonio», riferendosi all'allora principe Carlo e Camilla Parker Bowles, come era conosciuta all'epoca la regina consorte. La direttrice di Majesty Magazine, Ingrid Seward, ha detto che il principe William sarà furioso per la scelta di andare avanti con la rappresentazione dell'intervista, aggiungendo «Questa è sua madre e la sua memoria a cui stanno facendo questo». Deve essere molto frustrante perché non può dire altro perché darà solo a Netflix più pubblicità.